Allora, questo è nato come un sistema di allenamento per un po' innovativo per beach tennis e beach volley. Infatti queste lampade, come vedete, verranno utilizzate come bersagli da colpire, diciamo. È un'architettura fatta completamente in casa, abbiamo hackerato delle lanterne già preesistenti sul mercato, abbiamo realizzato un telecomandino basato proprio su Arduino e soprattutto la parte più interessante è stata la creazione di una nostra lista di comandi. Allora, il telecomando che vedete là, che poi vi mostrerò nel dettaglio un pochino, riesce a controllare queste lanterne in varie modalità: automatica, manuale e random. Questo telecomando verrà utilizzato dall'allenatore, da chiunque vuole, per controllare a bordo campo. Il telecomandino è basato, come avevo detto, su Arduino 1, quindi quel sistemino che avete visto un attimo fa. La parte, diciamo, più interessante è che per adattare le nostre esigenze ci siamo realizzati in casa, veramente in casa, uno shield. Abbiamo utilizzato poi dei vari componenti come una piccola tastiera skin per poterlo pilotare e i moduli wireless studiati appositamente per l'Arduino. Tutte queste lanterne sono state realizzate, sono tutte uguali, cambia soltanto l'indirizzo, hackerando queste lampade che abbiamo preso da Decathlon, niente di esagerato. Ci abbiamo realizzato un PCB fatto in casa, abbiamo messo un modulo wireless e abbiamo usato un processore dell'ATME simile a quello che è dentro Arduino 1, solo che è un pochino più piccolo, che è un Arduino 85. Quindi come funziona questo sistema? L'allenatore sceglie la modalità col telecomandino e la tastiera controlla via diciamo con una gestione di interrupt e le singole lanterne. Ogni lanterna riceve il segnale, un segnale particolare dall'Arduino e riesce a accendere a spengere un LED. La parte interessante sta soprattutto che abbiamo sviluppato una procedura che al momento non è ancora totalmente implementata per poter selezionare in automatico il canale wireless. Perché? Perché pensate ad una stanza tipo questa, abbiamo una connessione wireless della scuola. Il problema è che le licenze, diciamo sì, le frequenze su cui lavoriamo sono quelle aperte del 2.4 GHz. Potrebbe succedere che siamo in un ambiente come questo e il canale è disturbato. Che si fa? Il sistema funziona più? No, bisogna trovare la maniera in automatico di dire ok, questo canale è disturbato, mi sposto sull'altro. È una procedura che abbiamo quasi completato. Ok, ora lascio un attimo la parola a Daniele che vi descrive come funziona. Dunque, come abbiamo detto, il sistema permette di operare in varie modalità. Allora, quella lì è diciamo una foto grandina del telecomando che vedete lì appoggiato. I tasti, vabbè, richiamano immediatamente la funzione che hanno. Comunque, in modalità manuale, alla quale si accede premendo la M, i tasti da 1 a 6 controllano direttamente l'accensione delle lampade, quindi premendo 1 da 1 a 6 diciamo, si sceglie quale lampada accendere. Ovviamente poi saranno anche colorate per una questione di comodità di utilizzare, adesso ancora però non è stato fatto però. E l'accensione della singola lanterna diciamo è esclusiva, quindi se io accendo la lanterna 2 mi si spengono tutte le altre, ovvero si può accendere una lanterna alla volta. Quindi semplicemente premendo il tasto 2 per esempio si accende la 2 e le altre sono sempre spente. Quindi questa è una modalità manuale. Poi diciamo c'è anche una modalità automatica, che questa è la parte un po' più complessa. La modalità automatica, alla quale si accede tramite la lettera A sul telecomando, diciamo, permette di eseguire delle sequenze già programmate, si possono caricare dentro il telecomando stesso delle sequenze già pronte, che poi vengono appunto dal telecomando stesso ciclate continuamente. Ci stanno 6 sequenze. Quando si è in modalità automatica, quindi pulsanti da 1 a 6, praticamente selezionano quale sequenza vogliamo far girare. Diciamo, la sequenza viene caricata dentro il telecomando, c'è una ECROM, no? Perché dentro l'Arduino c'è una ECROM, una il quadro ECROM, probabilmente qualcuno l'ha già. Comunque, le carichiamo lì dentro tramite un'interfaccia seriale, usiamo proprio la porta USB che è su Arduino, con una tecnica simile a quella che ha usato lui, solo che noi il programma l'abbiamo fatto in Python,
e quindi niente, semplicemente con questo programmino, che dopo che si fa vedere lo screenshot, si scelgono i tempi in cui diciamo ogni lampada deve essere accesa, si carica la sequenza e poi in modalità automatica si sceglie quale far funzionare. E quindi semplicemente al primo si limita a accendere le lampade in sequenza. Poi c'è una modalità casuale, alla quale si accende tramite la lettera C, in cui diciamo l'Arduino semplicemente accenderà le lampade a casaccio, ok? Praticamente l'Arduino durante il suo funzionamento estrae un numero a caso da 1 a 6 e sceglie quale l'antenna accende. Il tempo con cui sta accesa è fisso, però si può scegliere una velocità. Cioè si può scegliere con i tasti da 1 a 6, in questo caso, la velocità con cui lui cambia lampada. Però tutte le lampade si accenderanno poi alla stessa, diciamo, con la stessa frequenza. Solo che è possibile anche quindi avere dei livelli di difficoltà per chi deve poi mirare alla lampada, perché appunto, per esempio, nella 6 diventa quasi impossibile. D'accordo. E poi, vabbè, ci sono altri 3 tasti sotto che descrivono altre funzionalità che abbiamo inserito di servizio, diciamo, per comodità. Una è la modalità standby, che diciamo l'allenatore può utilizzare per dire se stanno giocando, c'è un momento di pausa perché è da fermarsi per qualche motivo, invece di sprecare energia, visto che un sistema wireless nella parte energetica è fondamentale, c'è una modalità standby con la quale si può mettere tutto in una modalità di risparmio energetico, le lampade sono tutte spente, e poi LED è la cosa che consuma di più ovviamente, il telecomando va in standby e quindi si consuma il minimo possibile. Poi ovviamente si riaccende appena si, diciamo, basta premere un tasto, si riaccende tutto, però è un modo per risparmiare un po' di energia. La modalità T è la modalità di test, che permette di, una volta che le abbiamo accese tutte, uno controlla che il canale funzioni e che tutte siano in ascolto, quindi uno la lancia e le lampade vengono chiamate continuamente per vedere se appunto sono tutte funzionanti in eccezione. E poi abbiamo previsto un tasto reset per comodità, sia nostra durante le fasi di sviluppo, sia per l'allenatore in caso di errori, in cui diciamo si fa ripartire il sistema da zero se per qualche motivo si dovesse bloccare, però diciamo è una prevenzione, non dovrebbe bloccarsi. Quindi per l'hardware ora ve ne parla di nuovo Leonardo. Allora, intanto vi, non voglio di annoiarvi troppo, però vi parlo un attimino di come si è fatto un progetto, perché magari potrebbe essere anche interessante per voi come spunto se volete realizzare un circuitino in casa, se vi interessa. La parte fondamentale iniziale è il brainstorming, cioè ci siamo messi a un tavolino e abbiamo sparato le peggio, lo sapete già perché vi voglio dire, di come potrebbe funzionare un sistema del genere. Noi avevamo degli obiettivi, l'obiettivo nostro era accendere le luci in maniera wireless, sprecare il meno potenza possibile e soprattutto, cosa non indifferente, rispettare un budget, perché esistevano soluzioni molto più eleganti di quelle che abbiamo adottato, soltanto che lo spazio di progetto era molto limitato dal budget che avevamo. E questa è una cosa che poi pian piano ci dovete scontrare, perché avete le migliori idee del mondo, quando il budget è ridotto bisogna farli italiani, bisogna arrangiarsi. Dopo quello abbiamo tirato giù un po' di idee e a quel punto è partito il progetto su carta, quindi abbiamo fatto delle simulazioni di quello che poteva essere funzionamento del circuito, abbiamo poi trovato i componenti e fatto i prototipi. I prototipi li abbiamo fatti tramite breadboard, perché dovevamo verificare che tutto quello che avevamo pensato veramente avesse un senso. Il problema è stato proprio che il prototipo su breadboard ci ha dato dei feedback, quindi ci ha dato delle informazioni che il progetto che avevamo fatto era sbagliato. A quel punto che fai? Ti rimetti, torni indietro, riparti dalla carta, risimuli una soluzione alternativa. Quando il prototipo su breadboard ci ha dato esito positivo, allora siamo andati avanti a realizzare la PCB. E quella è stata una fase che vi faccio vedere, perché